torna Mondo Dilettanti, tutta la bellezza del calcio dilettantistico in compagnia di Marco Ciacci il martedì alle 22:45. Buonasera, benvenuti a Fuori Campo, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla Serie C, quinto pareggio consecutivo per il Siena, quello andato in scena sabato allo stadio Artemio Franchi contro l'Ancona. Noi partiremo proprio da lì, ma parleremo ovviamente anche della prossima gara, la penultima di questo campionato che si giocherà giovedì a Pontedera. Buonasera Alessandro. Buonasera Veronica, buonasera a tutti. Sì, possiamo già introdurre l'argomento Siena, l'argomento campionato di Serie C, del quale parleremo ovviamente in maniera dettagliata con i nostri ospiti. A proposito, Veronica, c'è un ospite che ha dormito qua. Esatto, sì, posso confermare perché anche stamattina era qua, Lo posso confermare. Allora ovviamente lo possiamo presentare. Noi Filippo Meiattini, buonasera Filippo. Buonasera, buonasera. Domenica Sport Sera Fuori Campo è un attimo. È un attimo. Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Questa sera non nel ruolo di conduttore ma nel ruolo di opinionista, giornalista ovviamente di Siena TV, Filippo Meiattini. Accanto a lui abbiamo Maurizio Madioni, il presidente FIGC Siena. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi il tifoso Simone Vernini. Buonasera. 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 Allora, inizierei subito Alessandro andando a vedere gli highlights di Siena-Ancona, così commentiamo brevemente la partita e poi iniziamo anche con il collegamento con il primo ospite di questa sera. Gli highlights. Allo stadio Artemio Franchi il Siena affronta l'Ancona Matelica per la 36esima giornata di campionato. Padalino deve fare a meno di Terigi, Crescenzi e Di Santo e decide di schierare i suoi con 3-5-2. Colavitto opta invece per il 4-3-3. La prima occasione della partita è al nono, la Verone serve Pezzella che mette un cross morbido al centro, Favalli riceve spalle alla porta e decide di affidarsi a Cardoselli che calcia ma viene murato da Avella. Al 25esimo Favalli viene ammonito per un intervento in ritardo su Sereni all'altezza della metà campo. Ancora in avanti il Siena che spinge sulla sinistra, Guberti crossa in mezzo, il tocco di Laverone viene allontanato sui piedi di Bianchi che manda fuori. Un'altra azione dei bianconeri parte dalla sinistra, lo spiovente di Favalli viene allontanato ma il primo ad arrivare sulla palla è Fabbro, il suo tiro è bloccato da Avella. L'Ancona Matelica sblocca il match nel secondo tempo, il colpo di testa sul cross da calcio d'angolo è di Masetti, la palla resta al centro dell'area e il più rapido è Del Carro che da posizione ravvicinata firma il gol del vantaggio. Gli ospiti sono nuovamente pericolosi sugli sviluppi di un corner, Del Carro prende alle spalle la difesa bianconera, il suo tiro cross però termina sul fondo. Prova a rispondere il Siena con un'azione manovrata sulla destra, alla fine Mora a crossare e a pescare l'inserimento di Bani che di testa manda fuori. Ancora i bianconeri, la punizione di Bani è per la testa di Cardoselli ma il centrocampista alza troppo la conclusione. Il Siena è sbilanciato e Del Carro manda facilmente in profondità Sereni, il numero 10 arriva tu per tu con Lanni che gli blocca la sfera. All'88esimo Favalli blocca la ripartenza di Giannoni con un fallo che gli vale la seconda ammonizione e quindi l'espulsione. Il Siena giocherà in 10 gli ultimi minuti. Ardemagni non riesce a proteggere palla e consente la ripartenza di Noce che entra in area di rigore e calcia, Lanni respinge. Nei minuti di recupero Cardoselli colpisce la traversa su calcio di punizione, la palla resta sulla linea di porta dopo aver toccato Avella e Ardemagni arriva in tempo per realizzare il gol del pareggio. E finisce qui, il Siena con il gol di Ardemagni raggiunge in extremis il pareggio. Il prossimo match, il penultimo stagionale, sarà giovedì contro il Pontedera. E questi erano gli highlights di Siena Ancona, iniziamo un po' a commentare. Simone, allora il quinto pareggio consecutivo, l'abbiamo detto anche prima, un Siena a cui servono ovviamente questi tre punti, serve questa vittoria che non arriva da troppo tempo, continua con questi pareggi, tra l'altro con l'Ancona insomma, diciamo che è andata bene perché il gol è arrivato nei minuti di recupero, cosa ne pensi? Ma premetto che io non sono un pareggista.
nel senso che a me sono sempre piaciute le squadre che tentano di vincere, però i pareggini, questi pareggini in fondo sono utilissimi per fare dei piccoli movimenti, che è quello che secondo me in questo momento la squadra può dare e può fare. Quindi veramente di necessità virtù, da questo punto di vista anche l'allenatore secondo me si è molto calato, no, nella fase pareggio, nel senso che secondo me è molto conscio dei limiti che ha questa squadra e quindi insomma diciamo meglio un punticino per muovere questa classifica e poi piano piano insomma visto anche i risultati degli altri diventa importante. Chiudo, in realtà il pareggio a cui può aspirare il Siena in questo momento è lo 0-0. L'aver segnato una rete è un qualcosa di miracoloso secondo me, però le reti il Siena le segna o così o su calcio piazzato, se no se magari uno di quell'altri cappa la palla in area di rigore o le mani, insomma, perché se no ci sono poche soluzioni anche in attacco ormai, quindi va benone così. Maurizio, sei d'accordo con quello che diceva Simone? Direi di sì, non è che commenta delle solo la partita di domenica, perché un po' sono partite ripetute nel tempo e il Siena trova difficoltà a creare occasioni da gol in tutte le partite, anche perché o per un motivo o un altro sono infortunato una mezzala, infortunato un attaccante, i difensori non garantiscano per bene perché anche quelli sono fortunati, quindi indubbiamente è un film rivisto anche la partita domenica di Ancona. Film rivisto anche il gol che si prende, perché è sempre sul calcio piazzato, calcio d'angolo, sul secondo palo nessuno c'è. C'è sempre un colpo di testa. Un colpo di testa sul secondo palo, con queste marcature e con queste marcature a zona, spesso e volentieri sarebbe bene non farle, perché sarebbe meglio marcare uomo, perché per l'uomo uno gli dà una pintina, a miei tempi si faceva così, insomma, ecco. Quest'anno, però, tra l'altro, abbiamo avuto quasi sempre allenatori che hanno difeso a zona su calci piazzati. Ma quasi tutti in Italia, poi c'è sempre, c'è sempre questo gioco di partenza, si passa indietro 25 volte, anche se non c'hai difensori per far gioco, cioè non siamo nell'Inter, che non se lo può permettere nemmeno l'Inter tante volte, e si passa pallone indietro. Le partite annoiano, personalmente, io devo dire che questo copiare, dice Capello, si sta copiando tutti l'allenatore del Manchester City, Guardiola, e può essere anche vero perché ha fatto dei grossi risultati con quel tipo di gioco, però c'ha altri tipi di giocatori. Il problema è come a scuola, però se copi male anche il compito fatto bene non... No, ci vuole l'alunno e studia. Filippo, cosa ne pensi di questo Siena che non riesce insomma ad arrivare poi alla fine alla vittoria? Perché sì, effettivamente la vittoria manca da tanto, manca da 10 partite, da metà febbraio se non mi ricordo male, e sicuramente l'abbiamo visto anche sabato contro l'Ancona Materica, una squadra che è difficile individuare un ruolo nel campo tra difesa, centrocampo e attacco che non funziona. Penso che il problema è un po' più generale e generico, perché i giocatori di qualità del Siena, che sono quelli a centrocampo, non stanno rendendo come sperato, e poi però in attacco c'è da dire che ci sono anche delle buone notizie, perché abbiamo visto un Fabbro tornato finalmente in condizione, Ardemagni ancora un po' indietro in condizione fisica, ma ha trovato un gol importante chiaramente per un attaccante, visto certo. Che insomma, le prestazioni degli attaccanti poi si giudicano su quello, però sì, è un Siena che sta portando piano piano questa barca in salvo, ancora però non è finita affatto, perché questi 4 punti in 2 partite sono un bottino da mantenere, e arrivano due avversarie toste, perché Ponte d'Era e Cesena insomma sono due squadre che hanno ancora dei motivi per guadagnare punti, perché hanno una classifica ancora aperta anche loro. Intanto un avversario è già qui praticamente, perché abbiamo il collegamento pronto con l'allenatore del Ponte d'Era, Ivan Maraia. Lo ringraziamo per essere con noi questa sera, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Allora, buonasera mister. Mister, stavamo parlando un po' ovviamente anche della situazione classifica. Il Ponte d'Era si trova veramente a un passo dai playoff in questo momento qua della classifica, quindi diciamo che la partita di giovedì è fondamentale anche per voi. Sì, diciamo che il nostro primo obiettivo è stato raggiunto
sabato, quindi per noi questo è assolutamente importante. È chiaro che mancando ancora delle giornate c'è la possibilità, lo spazio per andare a cercare una posizione migliore, anche più prestigiosa per noi, e di conseguenza dare la possibilità di giocare degli spareggi che, ripeto, per noi sono sempre motivo di grande soddisfazione. È chiaro che le partite non sono facili, come vediamo già da qualche settimana a questa parte. Sentivo voi parlavate di tanti pareggi, perché le partite sono molto equilibrate, c'è molta tensione, c'è molta preoccupazione, e quindi, ecco, riuscire a vincere delle partite nel finale non è mai facile, se guardiamo anche quelle che sono davanti, mi riferisco magari anche le prime due, in quanta fatica stiano facendo anche loro, pur essendo delle grandi squadre. Quindi per noi è chiaro che la situazione ora è di più di tranquillità. Mi auguro che la squadra, ecco, riesca con un pochettino più di serenità a giocarsi queste due partite con una giusta tranquillità, non, ecco, abbassando la tensione, perché significherebbe andare incontro a delle brutte figure, ma giocare con più scioltezza, e questo potrebbe magari favorirci nell'andare, ripeto, a migliorare ancora di più la nostra classifica, anche se ci saranno due partite molto complicate, perché sia giovedì con il Siena e a maggior ragione l'ultima a Modena, insomma, sono due partite molto difficili. Mister, c'è qualche recriminazione per aver sbloccato sabato subito la partita e poi alla fine è terminata in parità? Beh, insomma, averla sbloccata dopo 5 minuti, c'è ancora tantissimo da giocare, quindi non può recriminare su quello. Insomma, la partita era ancora tutta aperta, tutta da giocare, quindi il pari poi alla fine ci sta, ecco. Non c'è da recriminare, perché è stato un primo tempo molto combattuto, dove secondo me le due squadre poi alla fine hanno meritato il pari, secondo un pochettino meno, quindi c'è solo il fatto di essere passati in vantaggio che come sempre magari ti dà la speranza, la possibilità di poter vincere, ma è troppo poco per poter poi pensare di poter vincere una partita, ecco, ci vuole ancora tanto di più, e insomma alla fine è venuto fuori un pari che comunque è stato molto positivo per noi. Ecco, abbiamo il nostro giornalista Filippo Miattini che le voleva fare una domanda. Sì, buonasera, sì. Buonasera mister, mentre parla stanno scorrendo le immagini del match di andata, e proprio su questo le volevo fare una domanda, perché quel Siena lì che avete affrontato all'andata era forse il Siena nel momento più basso della sua stagione, era l'ultima partita della gestione Maddaloni. Le chiedo come si ricorda quel Siena e anche che contromisura adotterà per affrontarlo giovedì. Beh, tutte le partite poi hanno la loro storia, mi ricordo quella, anche se poi dopo ci fu l'espulsione che sicuramente avvantaggiò un po', diciamo, l'esito poi finale. Anche lì ci fu un inizio molto importante da parte nostra, però in quell'occasione io notai un Siena vivo, un Siena che comunque pur non creando tantissimo, perché anche in quella partita non ci furono tantissime occasioni da gol, ma mi ricordo un Siena comunque molto vivo, molto combattivo, ripeto, pur giocando buona parte della partita in inferiorità numerica, ecco, quindi è chiaro, poi ci fu una sconfitta, ma comunque, ecco, non ho un ricordo di un brutto Siena, assolutamente. Quello di ora non so, probabilmente sarà un po' diverso, una stagione con tante complicazioni, tanti giocatori con tanti problemi, quindi sicuramente anche la motivazione di questa classifica penso sia un po' attribuita anche a tutte queste cose che sono capitate nell'arco della stagione, però credo che poi dopo ci siano dei giocatori talmente importanti nella rosa del Siena e che sapranno capire bene il momento di questa partita, e quindi anche se sei in un momento non molto felice, ma in alcune partite viene fuori sicuramente il carattere, la personalità di diversi, direi che buon numero di giocatori che Siena in rosa, che comunque dimostra del valore che ha la squadra, ecco, quindi per quanto riguarda questo giovedì
Vedremo, ecco. Mister, ci consenta una battuta. Sì. È difficile, crediamo, parlare di una squadra che ha cambiato quattro allenatori per lei, che è dal 2012 che è nella stessa società, insomma. Sì, si passa da un estremo a un altro, direi. Si passa da, lo so, diciamo che sono fortunato, dai. Sono fortunato perché sono una società dove prima di prendere determinate decisioni, è chiaro, c'è sempre la giusta attenzione, perché poi comunque i risultati da parte nostra sono sempre stati abbastanza favorevoli, abbastanza positivi. Le aspettative di una piazza come Siena ovviamente sono diverse dai nostri, quindi è normale che possono accadere determinate cose. È chiaro che cambiare poi così tanti allenatori come è successo quest'anno non credo sia molto positivo e favorevole anche per la squadra stessa, perché è un continuo cambiare metodi, idee, quindi sicuramente è stata una stagione anche complicata in questo senso. Però ripeto, le ambizioni del Siena che fin dall'inizio erano sicuramente di essere un pochettino più protagonista in questo campionato, quindi quando magari certi risultati non arrivano è chiaro che si rischia di andare incontro a queste situazioni, ecco. Però comunque rimane il valore di una squadra, anche se ha qualche problema in alcuni elementi di assenza, però rimane comunque sempre un valore molto alto in questa categoria. Mister, grazie, la ringraziamo. Grazie a voi. Mille. Grazie, buon lavoro. Grazie, buonasera. Arrivederci, grazie. Sì. Beh, salutiamo Mister Maraia, torniamo dai nostri ospiti. Secondo voi il Siena farà una partita, diciamo, attendista a Pontedera? Cominciamo da Simone, nel senso di non rischiare niente, o comunque il meno possibile, oppure se la va a giocare, convinto che magari se arrivano davvero i punti salvezza ci mettiamo una pietra sopra? Ma io penso che l'atteggiamento sarà il solito, lo stesso, appunto, visto quello che dicevo prima. Quindi noi andremo a giocare più o meno la solita partita che giochiamo sempre, una partita di possesso palla, lento, cercando di arrivare in fondo e centellinando il più possibile le forze, perché mi sembra che più di un giocatore ormai sia proprio al lumicino, insomma, in fondo, soprattutto quelli diciamo di una certa età. Mi riallaccio una cosa prima su Maraia, cioè io Pontedera non è che da tifoso, insomma, mi sta simpaticissimo, perché tutte le volte c'è sempre qualcosa, insomma, che non va. Però tanti complimenti a questa società che fa lo stesso identico campionato da 100 anni con un budget ridotto, e tirando fuori dei buoni giocatori, soprattutto i centravanti, e loro li segnano 100 gol a volta, e andando sempre a piazzarsi nella stessa posizione per cui te all'inizio del campionato hai una certezza in Lega Pro, che il Pontedera è lì. E non è poco. Filippo, senti, visto che parlavamo un po' del Pontedera, secondo te potrebbe essere un po' la partita quella, diciamo, fondamentale, perché poi trovi il Cesena, quindi il Cesena è una squadra che chiaramente anche il Pontedera, però insomma ha anche voglia forse di arrivare il più su possibile nei playoff, ha insomma un po' questo obiettivo fin dall'inizio del campionato, quindi insomma una partita possiamo dire forse anche più complessa rispetto a quella col Pontedera, quindi potrebbe essere quella proprio della certezza la partita di giovedì. Sì, sicuramente ormai le partite decisive sono da un pezzo, cioè ormai tutte le partite sono decisive, però questa effettivamente ha l'aria di essere quella decisiva, anche perché giocarsi evitare play-out, insomma, l'ultima giornata giocando contro il Cesena, insomma, è una cosa da evitare sicuramente. Però c'è da dire, insomma, che appunto anche il Pontedera ha degli obiettivi e soprattutto molto dipenderà, per quanto riguarda il Siena, anche dalle altre squadre, in particolare penso alla Pistoiese, che è quella che sta dando noia al Siena in questo senso, perché se la Pistoiese dovesse vincere sarebbe un risultato importante, perché se non sbaglio giocherà contro il Pescara. A quel punto il Siena almeno un pareggio a Pontedera deve strapparlo, almeno un punto lo deve strappare, perché poi è vero che giochi in casa all'ultima, però contro il Cesena, insomma, rischi davvero, poi che, come sappiamo, questa è una squadra anche molto emotiva. Se si arriva all'ultima giornata con due punti di vantaggio e basta sulla Pistoiese, poi rischia di diventare pericoloso. Maurizio, è così? La salvezza è vicina? Quanto è vicina secondo te?
Siamo ottimisti, dai, cerchiamo di creare un po' di ottimismo, anche se indubbiamente la partita di giovedì è determinante. Però voglio anche pensare che i giocatori, io andare a salutare l'allenatore, avevo l'occasione di essere in campo, salutare l'allenatore o salutare i giocatori erano molto, troppo carichi da un punto di vista emotivo, emotivo e psicologico, perché parlare con terzi, parlare, insomma, per dargli un in bocca al lupo, dice guardi, siamo caricati al massimo, siamo caricati. Il problema è che poi ti manca magari la forza atletica, recuperi dei giocatori in fretta da infortuni e quindi anche quello è un handicap notevole. Pontedera non ha mai portato bene al Siena per tanti motivi, anche quando lottavamo per altre posizioni molto più importanti, perché, come diceva giustamente Bernini, è una società che si accontenta del poco, però quello lo fa bene e tutti gli anni raggiunge l'obiettivo che è la salvezza. E poi se li riesce, non è nemmeno tanto poco, se si va a vedere, insomma, in ogni modo è una società che non è che fa dei salti pindarici per acquistare giocatori per salire in Serie B, questo no, mantiene sempre uno standard organizzativo uguale, riesce a trovare, come ha detto il centravanti o l'attaccante, e li fa sempre go, qualcuno si è comprato anche noi e da noi lo faceva più, per cui sostanzialmente è una squadra che è ben organizzata, ben allenata, lui è tranquillo in quella squadra perché tutto considerato è anche tranquillo, perché nessuno gli mette il fiato addosso per un esonero e per un altro e per un altro ancora, però io sono sempre dell'idea che ogni anno bisogna programmare per 3 anni e questo non l'abbiamo perseguito, abbiamo rinunciato a una persona che costava anche molto, io non voglio di niente per le risorse societarie, però mandare via Giorgio Perinetti, che tra l'altro ora non ha molte altre, dopo aver perso la moglie, stava a Siena molto volentieri, lì indubbiamente una programmazione poteva esserci, perché lui ha fatto una campagna acquisti in velocità, prendendo quello che ti capitava sul mercato. Poi successivamente ha sbagliato, forse l'allenatore gli era imposto perché aveva un contratto di 2 anni, l'allenatore quindi ce l'ha trovato, ha dovuto fare gli acquisti sulla base dell'allenatore. Poi successivamente secondo me ha fatto l'errore di farsi consigliare da Lippi, che Lippi al Siena non gli ha mai portato fortuna, nemmeno nei consigli né quando fu esonerato. E poi però, ha fatto grande carriera. Perché ci chiamano la pubblicità, Poi finiamo il ragionamento su Perinetti e su quello che è accaduto in questo campionato, perché sono accadute talmente tante cose che insomma ci vorrebbe, sai quante trasmissioni. Intanto ci fermiamo e poi riprendiamo. Ed eccoci qua, siamo tornati dopo la pubblicità, facevamo un ragionamento con Maurizio Madioni, il Siena ha bisogno di programmazione. Questo senz'altro, perché io sono convinto che a gennaio, se si lasciava in mano a Giorgio Perinetti, non avrebbe comprato questi giocatori e forse non avrebbe smobilitato tanti giocatori che non si erano nemmeno tanto comportati male. Tutto, mi riferisco a Quadro, mi riferisco a tanti giocatori che sono stati svenduti per diminuire i costi della società. E allora se questo si vuole fare, indubbiamente ditemi come è stata rinforzata questa squadra da gennaio a oggi, qual è stato l'elemento determinante che ha rinforzato il Siena da quel momento in poi. Se lo trovate ditemelo, perché si è preso Ardemagni. Si è preso un Ardemagni che è oramai fermo da anni. Confermare Pezzella è stato un buon diciamo investimento in proiezione poi della seconda parte di campionato, perché sembrava sul punto di partenza. Sì, era uno di quelli diciamo in... E soprattutto c'è un giocatore molto forte. Esatto, che però purtroppo in questo momento ci manca molto, quindi gli chiediamo subito come sta Francesco Di Santo, che abbiamo in collegamento. Ciao, buonasera. Francesco? Ci senti? Pronto? Sì? Sì, mi sento. Ciao, buonasera. Sento. Buonasera. Ti vediamo, buonasera. Ti vediamo, però ti chiediamo di girare la telecamera. Ecco. Perfetto. Aspetta.
Perfetto, ora adesso perfetto. Li vediamo. Allora, come stai intanto? Insomma, dai, sto facendo il percorso di terapia e purtroppo ho avuto questo problemino che mi terrà lontano dai campi per un mesetto e mezzo e quindi purtroppo la stagione è finita, ho avuto una lesioncina all'adduttore e di conseguenza ecco, non posso più far parte di queste ultime partite. Fino al momento dell'infortunio è una stagione che noi possiamo definire strepitosa, non so se il termine per te è quello giusto. Ma vi ringrazio di queste parole, io sicuramente sono arrivato a Siena innanzitutto per fare la Serie D, poi ho avuto il piacere e la fortuna di poter rimanere in Lega Pro e diciamo che fin dai primi giorni ho cercato di mettermi sempre in mostra e cercare di dare qualcosa sia alla squadra che comunque alla società che mi aveva tenuto, mi aveva confermato anche in Serie C e soprattutto alla piazza, perché comunque penso che per qualsiasi giocatore venire a giocare a Siena è qualcosa che ti dà qualcosa in più, ecco, sicuramente una carica e un'adrenalina in più. Ecco, te sei stato uno di quelli, appunto, come diceva Alessandro, insomma, che più è cresciuto all'interno di questa squadra in questo campionato così difficile, con tante rivoluzioni, lo abbiamo detto spesso. Ecco, come hai vissuto questa stagione e poi anche i tanti cambiamenti che ci sono stati? Ma sicuramente non è stato facile perché cambi sicuramente le abitudini, nel senso che ogni allenatore ha le sue prerogative, ha il suo modo di giocare, ha il suo modo di vedere le cose, quindi devi cercare di adattarti a quello che ti chiede l'allenatore. Io su questo penso di essere stato anche fortunato, perché alla fine ho trovato allenatori che mi hanno sempre dato la maglia. Gli allenatori ci sono stati a Siena quest'anno e penso anche di aver ripagato la fiducia che mi è stata data con le prestazioni in campo, perché comunque posso sicuramente aver giocato alle volte peggio, alle volte meglio, purtroppo fa parte del calcio, però sono sicuro di aver sempre dato il 110%, di aver comunque lottato per la maglia e per portare a casa dei risultati che purtroppo molto spesso non sono arrivati. Filippo, vuoi fare una domanda? Sì, certo, ciao Francesco, buonasera. Parlavi di adattamento e ti sei adattato molto anche in campo quest'anno, perché ti abbiamo visto in ogni posizione della fascia, da quarto di centrocampo a quinto di centrocampo, poi anche a tre nel tridente. Ti chiedo, visto che ormai inizia ad essere un giocatore anche di età, come dire, maturo, se hai una posizione prediletta a questo punto della carriera. Intanto buonasera. È quello che dicevo prima, nel senso ogni allenatore ha le sue prerogative, ha il suo modo di giocare e di conseguenza io mi sono sempre cercato di adattare per far sì che il mio impegno avrebbe dato una mano al Siena. Quindi quando mi è stato chiesto di fare il terzino ho fatto il terzino, quando mi è stato chiesto di fare il quinto ho fatto il quinto. E diciamo che nelle mie caratteristiche mi piace e il mio ruolo, diciamo, predefinito è l'esterno d'attacco. Però, come ho detto, ho fatto più volte il quinto e c'è da sacrificarsi di più sicuramente in fase difensiva e ho cercato di farlo nel miglior modo possibile, nonostante non è il mio ruolo principale, ecco. Senti, avremmo una domanda, anzi due domande in una praticamente, una che riguarda il contratto, il tuo futuro, cosa succederà, e l'altra invece se puoi confermare quello che ci ha rivelato il direttore generale del Follonica Cavorrano Vetrini, che ha detto Di Santo era praticamente un giocatore nostro, avevamo un patto verbale che se entro una settimana non arrivava nessuno veniva a giocare a Cavorrano, poi è arrivato il Siena, praticamente nel giro di tre giorni è cambiato tutto. Davvero è andata così? Sì, cioè nel senso la verità è proprio così, nel senso che io ero in contatto con loro come con altre società
e volevo vedere se riuscivo a trovare una Lega Pro. Poi questa cosa non è arrivata e sinceramente ero in vacanza e mi è arrivata la chiamata del Siena tramite il mio procuratore e obiettivamente non ho esitato un attimo e insomma ho chiamato, comunque ho ringraziato perché mi hanno aspettato, mi hanno voluto fortemente, però poi dopo avevo scelto comunque di venire a Siena per fare la Serie D perché poi fondamentalmente non sapevo che saremmo stati ripescati e che comunque se fossimo stati ripescati mi avrebbero tenuto, quindi per questo sì, è andata veramente così. Per quanto riguarda il mio futuro, io ho il contratto fino al 30 giugno e ho avuto un incontro con la società e vediamo un attimo insomma l'evoluzione della cosa, ecco. Senti, un'altra domanda che riguarda il presente invece. Parlano di te come esemplare quando giochi, ma anche un calciatore modello quando, come in questo caso purtroppo, sei infortunato, nel senso che stai molto vicino alla squadra, sempre presente nei momenti in cui magari la squadra si ritrova, allenamenti, partite, eccetera. Andrai anche a Pontedera? Sì, penso di sì, penso di andare a vedere la partita a Pontedera e... non sono andato a Grosseto perché comunque dovevo stare dietro a questa cosa, fisioterapia eccetera, però quando riesco a coincidere gli orari dell'allenamento con che io non sono a fare terapie, passo sempre al campo e comunque cerco di dare un sostegno morale per quello che posso dare ora, perché comunque non posso darlo fisicamente, nel senso non posso essere in campo, però vi assicuro che sabato in tribuna è stato peggio che viverla in campo, quindi è dura. Sì, sicuramente sì. Noi ti facciamo allora un grande in bocca al lupo, grazie mille. Crepi il lupo e buona serata. Ciao, grazie. Ciao, buonasera. Ciao. Allora Alessandro, torniamo un po' a parlare dell'ultima giornata, andrei a vedere anche cosa è successo nell'ultima giornata, perché ovviamente abbiamo parlato soltanto del Siena, del pareggio tra Siena e Ancona, quindi andiamo a vedere un po' i risultati di quella che poi è stata la terz'ultima giornata di questo campionato. Ecco qua, c'era il derby toscano tra Carrarese e Lucchese, alla fine insomma stavano pareggiando, poi ha vinto la Carrarese, poi l'Olbia ha pareggiato con la Vis Pesaro, il pareggio ovviamente tra Siena ed Ancona e poi la vittoria del Montevarchi che vince 4-0 con il Cesena. Alessandro, risultato questo... molto rotondo che avvicina sempre di più, ormai veramente a un passo la salvezza matematica del Montevarchi, che nello stesso momento fa un passo anche verso i playoff, chissà che cosa succederà. Potrà succedere. Vince la Reggiana con la Fermana e poi pareggiano Gubbio e Pistoiese, la Pistoiese tra l'altro stava vincendo e poi il Gubbio l'ha raggiunta. Meno male, dicono i tifosi del Siena, vero Simone? Che... questo è il risultato fondamentale perché esatto. Fino al 2-0 c'era qualcuno panico. Di noi c'era... Sì. Tra l'altro c'era anche Entella e Viterbese, che anche quella era una partita un po'... Sì, però oggettivamente la Pistoiese se avesse vinto... Sì, insomma. La classifica. C'è stato un momento, per chi ha seguito tutte le partite, un momento in cui le squadre sotto al Siena vincevano tutte, facevano risultato, sì, quindi tutte, c'era veramente un momento di sbandamento. Di panico. Poi vince il Modena con l'Imolese, ha vinto anche il Pescara con il Grosseto, il pareggio tra Teramo e Pontedera e poi la vittoria appunto dell'Entella con la Viterbese. Andrei anche a vedere la classifica a questo punto, Alessandro, così vediamo dopo questi risultati cosa è successo. Il Modena 84 punti, la Reggiana 80, quindi a questo punto potremmo dire che la prossima gara sarà quella fondamentale, Filippo. Sì, sarà quella fondamentale, lo sapevamo, perché anche qui ci sono 4 punti di differenza, si decide il campionato. Ovviamente c'è da dire che il Modena a questo punto ha tutte le carte dalla sua, lo può soltanto perdere, ha il destino in mano, però c'è da dire che la Reggiana non ha mollato, perché ci si poteva magari anche aspettare una Reggiana un po' più scarica in queste ultime partite, invece è rimasta lì a 4 punti, però adesso ormai siamo quasi alla conclusione e il Modena è veramente ad un passo dalla vittoria. Tra l'altro il Modena dovrebbe non avere l'allenatore in panchina, se non sbaglio, giovedì, perché no, non ci dovrebbe essere, credo.
se non sbaglio. Sai, non lo so, devo controlleremo, penso di che sia così, poi dopo vedremo. Poi abbiamo a la questo Reggiana, punto comunque vanno la Reggiana, anche da soli, la Reggiana ad 80 e poi vediamo appunto il Cesena che mantiene questa terza posizione, ne parlavamo prima, una posizione che vorrà appunto diciamo proteggere, quindi anche la gara con il Siena sarà fondamentale, perché sia una bella lotta. Poi Pollentella a 62, Pescara subito a 61, quindi sono tutte molto vicine, poi il Gubbio a 51 così come l'Ancona, poi Carrarese, Vispesa, Lucchese. Dall'altra parte abbiamo coloro che sono fuori in questo momento dai playoff e quindi dal Pontedera fino al Grosseto, con la zona playout che va dalla Pistoiese a Viterbese, Fermana, Imolese e Grosseto in questo momento. Allora Maurizio, guardando questa classifica, il Siena, come dicevamo, è lì, rimane in quella posizione, la stessa distanza dai playout ai playoff, una salvezza che sembra avvicinarsi con questi pareggi. Cosa ti aspetti da queste due partite? Adesso voglio pensare positivo, speriamo di portare via un pareggio subito a Pontedera. Cioè la domanda è, poi, pensi ancora ai playoff? No, non ho mai pensato, io sentivo, era lui quando faceva le trasmissioni a Siena TV che parlava dei playoff con tre vittorie. Ecco, io non ho nemmeno mai pensato e nemmeno mai creduto, perché non avevamo questa potenzialità nella squadra. Però pensavo di potersi salvare un po' prima di queste ultime due gare e c'era la possibilità di farlo. A Olbia, per esempio, abbiamo fatto una partita rinunciataria e si poteva anche vincere a Olbia. Invece sarà stato anche il vento della Sardegna, perché tirava un vento incredibile, c'era solo da ammirare che poi i tifosi senesi che erano andati a vederla, perché ci vuole veramente il coraggio per andare a vedere una partita con quel tempo nell'isola della Sardegna, eccetera. Insomma, però, siamo a questo punto. Però non so Filippo se sei d'accordo, lo chiediamo al giornalista quello che è stato il ragionamento del tifoso, perché Simone Vernini ha fatto un ragionamento secondo me molto logico guardando un po' quello che accade. Padalino si è accorto del reale valore di questa squadra, una squadra che spesso prendeva delle imbarcate, ha cercato di compattarla, magari crea meno occasioni d'attacco ma rischia un po' meno queste così situazioni in cui c'è sbandamento totale, non so se sei d'accordo. Sì, è un ragionamento fondato e la testimonianza è Padalino stesso che l'ha ripetuto più volte, di non alzare troppo le aspettative di questa squadra, l'ha detto molte volte che non poteva chiedere certe cose a questa squadra anche per il momento emotivo che stava vivendo. Infatti poi l'abbiamo visto, il Siena non è sicuramente una squadra spettacolare, lo diceva prima a Maurizio se non sbaglio che le partite sono abbastanza noiose, però forse è un po' quello che ha impostato Padalino in questo momento, perché appunto adesso i playoff sono effettivamente un pensiero da non fare, perché recuperare 5 punti in 2 giornate è abbastanza difficile, se poi consideri che il Siena non vince da 10 giornate è un pensiero abbastanza scellerato. Quindi sì, Padalino ha fatto all-in su questa salvezza diretta e sta usando qualsiasi carta per raggiungerla, anche quella magari di avere una squadra un po' più brutta, un po' più sporca, ma che magari un punto alla volta raggiunge l'obiettivo. Simone, che cosa in questo momento, visto che il campionato è stato così, non molto esaltante, non molto divertente, cosa c'è da salvare di quest'annata, in previsione anche poi di quello che potrebbe essere un prossimo campionato, e le basi si gettano di solito in questo periodo aprile-maggio? Sì, allora, da salvare qualche giocatore della squadra, che secondo me in condizioni ottimali fisiche è diciamo giocatore da categoria, e non, probabilmente non tutti, ma insomma qualcheduno sì. Uno per esempio è quello che si è visto prima in collegamento. Io poi sono allora Padalino io lo riconfermerei, per un semplice motivo, perché per me ha portato calma e quiete quando era necessario averla, e all'inizio secondo me la sua normalizzazione è stata fondamentale, perché noi venivamo da un momento ipercaotico, e poi nel momento in cui c'è stato da spingere un pochino lui si è trovato pochi uomini a disposizione, e a mio avviso quello che
io vedo, insomma, guardando le partite, faccio l'esempio di Fabbro e faccio sempre da due o tre giornate la stessa domanda: com'è possibile che un ragazzo che è stato sei mesi fermo e vendeva quadri corre più di quelli che è da un anno e si allenano? Quindi questo vuol dire che fra i vari problemi di quest'anno, preparazione iniziata tardi, insomma tutte le cose che abbiamo visto, c'è anche un problema importante atletico, perché questa è una squadra che corre meno degli altri, questo mi sembra abbastanza evidente, quindi anche questo possesso palla molto asfittico, insomma, che a volte abbiamo, secondo me è conseguenza di questa situazione. Terza cosa, e poi qui insomma concludo, anche da proprio da tifoso semplicissimo, sarebbe interessante un po' ribaltare la domanda che mi ha fatto, cioè cosa c'è da salvare in funzione di quello che sarà il prossimo anno. E poi bisogna capire che cosa sarà il prossimo anno. Cosa sarà? Cioè, qui chiaramente poi al Maurizio, cosa ne pensi? Simone parlava, Pallalino è da salvare, intanto per quanto riguarda l'allenatore cosa ne pensi? Cioè, sarebbe da confermare oppure serve un po' la rivoluzione qua generale, insomma? Questa è una domanda difficile, perché innanzitutto bisogna vedere che tipo di organizzazione si darà alla società, che risorse metterà in campo, e poi si potrà parlare di conferme di allenatori, di direttori sportivi, di giocatori da salvare in questo gruppo, folto gruppo, perché poi non è nemmeno un gruppo piccino, perché io credo che alla fine saranno 25-30 giocatori a girare intorno al Siena, per cui anche qualcuno che presa a gennaio non si è nemmeno mai visto, nemmeno mai visto in campo, quindi non si può fare una previsione di questo genere. Certo è che deve cambiare molto l'organizzazione interna della società, e non mi riferisco dal punto di vista amministrativo eccetera, mi riferisco nella gestione del settore giovanile, mi riferisco nella gestione della prima squadra, e soprattutto fare una programmazione seria, perché subito i campionati non si possono vincere. E non è semplice, anche perché ogni anno retrocedono squadre dalla Serie B che poi si ripresentano per rivincere la Serie C. Vedi più quelle che sono rimaste l'anno prima. Vedi esempio quest'anno, quindi, che era notorio che la Reggiana e il Modena avrebbero fatto un campionato a sé, poi era stato aggiunto il Pescara e l'Entella, ma sono lì. Ecco. Il Siena doveva essere una squadra che si doveva piazzare per i playoff, e questo era sempre stato detto a me, cioè Giorgio, io ho un'amicizia particolare con lui da tempi da tempi migliori della Serie A, e lui mi ha sempre detto che non aveva mai fatto promesse di salire quest'anno in Serie B, ma di arrivare ai playoff probabilmente sì, questo sì. Poi questo è programmare, poi il prossimo anno, come ha detto il Bernini, tieni i giocatori che devi tenere per la categoria, sempre se c'è le risorse per farlo, e poi ti organizzi per fare una squadra migliore. E se arrivi alla Serie B con una squadra ben organizzata, è capace anche di fare un bel campionato di Serie B. Vada al Venezia, che praticamente... Parola d'ordine, organizzazione. Filippo, abbiamo pochissimi secondi. Risorse, parole d'ordine. Per te il prossimo anno, rivoluzione o modifiche? Allora, questa è una domanda difficilissima da rispondere in pochi secondi, quindi non risponderò, semplicemente dico che spero in una programmazione, ma temo la rivoluzione, perché chiaramente bisogna anche guardare a quello che è stato fino ad ora, e questa società fino a questo momento ha avuto questo modo di fare, e mi riallaccio alla domanda del cosa salvi da questa stagione, salvo gli errori, e mi spiego meglio, questa stagione deve essere d'aiuto, ad esempio, per la prossima, perché è vero, anche la scorsa stagione era stata così, con tanti cambi di allenatore eccetera, però a questo punto, dopo due stagioni, possiamo dirlo, fallimentari e con molti tratti in comune, la prossima non devono ripetersi gli stessi errori, parlo chiaramente dei tanti cambi di allenatore, ma non solo, anche il cambiare obiettivo molte volte in corsa, sono tutte cose che una società giovane deve migliorare man mano, e penso che la prossima stagione, non so se sarà rivoluzione o se sarà un po' più programmata, un po' più con le basi su questa, ma spero che sia senza questi errori. Velocissimo ma pieno di contenuti, andiamo in pubblicità e poi torniamo tra poco.
Ecco. Eccoci tornati in diretta, ovviamente continuiamo a parlare del Siena, poi guarderemo a breve anche la grafica del prossimo turno, quindi guarderemo anche la prossima giornata. Filippo, stavamo parlando, no, di questa stagione del Siena, tra le varie tematiche, le tante tematiche di cui abbiamo parlato, ovviamente gli infortuni sono stati uno dei temi principali di questa stagione, un tema di cui insomma si è anche un po' discusso, perché chiaramente la domanda viene spontanea, no? Perché così tanti infortuni? Sta parlando un po' del campo, un po' di queste difficoltà anche forse tra allenamento e poi insomma il campo in cui poi va a giocare la squadra. Sì, l'ha detto Padalino, quindi riportiamo anche un po' le sue parole. Esatto. Lui ha indicato il campo dell'acqua calda, quindi in sintetico come il proprietario, il colpevole di questi infortuni, soprattutto il cambio da campo sintetico a poi campo in erba quando poi vanno a giocare al Franchi. Tantissimi infortuni muscolari, il Siena lo sappiamo, finirà la stagione senza Di Santo che abbiamo appena visto, ma anche Caccavallo, Terigi, Paloschi. Ovviamente, Terigi che non sappiamo se riuscirà a recuperare, e quindi sì, sono stati un tema, però penso che non possono essere un alibi, per quanto strani, perché sono stati veramente molti e a giocatori chiave della squadra, praticamente a quasi tutti i titolari, però non penso che possano essere un alibi, sono uno dei temi di questo campionato, ma non penso che siano il tema principale a cui ricondurre le varie problematiche della Robur. Sicuramente qualche punto per colpa degli infortuni è andato perso, però non penso che alla fine nell'economia complessiva del campionato sicuramente hanno pesato, ma non come altre situazioni di cui abbiamo anche già accennato. Maurizio, però comunque questa cosa del campo potrebbe essere un tema su cui tornare a parlare, è un tema di cui si è parlato tanto, ricordiamo lo scorso anno Castellina, poi nuovamente Acqua Calda, insomma è stato un tema di cui si parla da tempo, non nuovo diciamo. Sì, può essere una ragione, ma secondo me può essere anche una preparazione fatta affrettata, e poi praticamente quelli che avevano fatto la preparazione con il Siena la maggior parte sono stati smobilitati, per cui si riprendono dei giocatori che erano fermi, e quindi per metterli in condizione ci vuole nuovamente tempo, eccetera. Poi che il campo dell'acqua calda sia in sintetico e quello dello stadio sia in erba bellina, poteva anche l'allenatore dire: guardate, noi ci alleniamo sul campo dello stadio regolarmente, perché si può fare allenamenti atletici, però ma non le partite di nello stadio. Quindi evidentemente è un problema, nel senso lo ha tirato fuori, come dicevo. Io però magari Maurizio avrebbe comportato qualche problema allenamento e partita nello stesso campo. Sì, però la partitella e questi poi gli allenamenti più pesanti sono fatti nell'erba, sono la partita infrasettimanale, perché lì i giocatori sono abituati a farsi vedere chi è riserva, chi è titolare, eccetera, eccetera. E allora in questo momento si poteva sacrificare anche il campo, lo stadio, insomma, per giocare la partitella del giovedì. E questo lo deve chiedere l'allenatore, perché deve essere sicuro e dire: guardate, noi qui se si fa le partitelle così, con le condizioni che abbiamo, gli elementi da recuperare che abbiamo e tutto il resto, può succedere una situazione di questo genere. Se no si adduce sempre delle scusanti che non sono poi quelle veritiere ed essenziali, potrebbe essere una, ma ce ne sono altre più importanti secondo me. Dell'allenamento sul campo sintetico e della partita sul campo ottimale, ecco, insomma. Intanto introduciamo, perché anche Castellina, io ve l'assicuro, in certi momenti è un campo arato. Io conosco le mie società, quindi conosco campi sportivi della Lega Nazionale Dilettanti, anche quello se lo sfrutti molto poi diventa un campo arato anche Castellina, non è che sia un campo che può reggere una stagione di questo tipo. Meno male il Castellina quest'anno non giocava nella Lega Dilettanti. Abbiamo in studio il noto tifoso Simone Bernini e abbiamo invece un campione tifoso in collegamento, quindi andiamo a salutarlo, perché c'è Matteo Betti, il campione di scherma paralimpica. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Noto tifoso della Robur, insomma, lo sappiamo bene. Sì, sicuramente. Ora, ultimamente, negli ultimi anni, un po' da lontano, come ti dicevo, però sì, naturalmente sì. Allora, cosa ne pensi di questa stagione del Siena, visto che la stavamo commentando insieme? Ma guarda, io li seguivo perché tornando da Pisa, dove mi stavo allenando, li seguivo per radio.
E devo dire che sì, la cosa che è mancata di più in questi ultimi due anni è la programmazione è fondamentale in tutti gli sport, e questo sicuramente è mancato. Ora siamo sul presente, bisogna pensare sicuramente alla salvezza e da lì poi sicuramente ricominciare. Tra l'altro sei un personaggio che insomma è tenuto anche in particolare considerazione dai fedelissimi che festeggiano sempre le tue vittorie, quindi insomma sei parte integrante della tifoseria bianconera. Ma io ringrazio a tutti veramente, perché soprattutto negli ultimi anni dal punto di vista della presenza allo stadio mi riesce veramente poco di venire, però sicuramente la passione per questa squadra è sempre forte. Quali sono i ricordi più belli che hai con la Robur, insomma legati alla squadra bianconera? Ma io ho avuto la fortuna di vivermi tutte le cavalcate dalla via là, dalla prima fino a quella di Conte, e tutte le gare in casa e tantissime trasferte bellissime in Serie A, e fino anche poi il primo campionato di D, dove l'entusiasmo era ancora molto molto alto, con Simone mi ricordo siamo stati anche insieme a Villa Biagio. L'ho creato io come tifoso del Siena. Cioè, ah, no, pensavo come atleta. No, allora, come atleta ci sto lavorando, ma come tifoso del Siena è un mio prodotto, insomma. Ecco, diciamolo, sottolineiamo. Senti, invece dal punto di vista tuo personale, cosa ci racconti? Sei in partenza? Sì, partiamo domani, andiamo in Brasile, facciamo la prima trasferta della stagione 2022 per quanto riguarda il circuito internazionale, e siamo veramente contenti e fremiamo, perché ecco, la nostra stagione ricomincia ad aprile, l'ultima gara l'abbiamo fatta a novembre, insomma la trasferta è lunga, non siamo più abituati, però siamo veramente ai nastri di partenza finalmente. Senti, ma se parliamo un attimo di scherma a livello generale, insomma a livello di movimento, la scherma per quanto riguarda le Olimpiadi, non le Paralimpiadi ma proprio le Olimpiadi, insomma così e così, con tante polemiche, c'è un po' da ricostruire qualcosa, un po' da riprogrammare come dicevamo prima per il Siena? Ma sicuramente qualcosina c'è da pensare anche per quanto riguarda il nostro movimento schermistico. D'altro canto comunque siamo aggiornati dalle Olimpiadi con 5 medaglie, che mi pare ne abbiamo fatto in tutto 40, quindi 5 su 40 non sono un bottino di cui non tenere conto. È mancato, è vero, la medaglia d'oro, però comunque la scherma è un movimento sempre in salute. E anche se questa Olimpiade è stata un po' sottotono, le polemiche lasciano un po' il tempo che trovano, con 5 medaglie carniere. Un'ultimissima considerazione e poi ti lasciamo preparare il viaggio di domani, ma da atleta insomma di un altissimo livello, hai l'impressione che il Siena sia una squadra con poca grinta? Perché questa è una delle critiche che vengono mosse più spesso alla squadra bianconera. Ma guarda, capisco che comunque una stagione difficile come questa, con 4 cambi di allenatore, comunque una società che si capisce e non si capisce, e poi anche trovare le motivazioni sia più difficile che in una società dove invece la parte societaria è a posto e quindi lascia anche meno alibi. E io sono naturalmente contro la cultura degli alibi, però bisogna fare anche in modo che chi giochi e va in campo poi non ci debba avere. Grazie. Grazie mille. In bocca al lupo. Viva, viva. Ciao Matteo. Mi confermano le tue impressioni. Matteo, sono d'accordo, senza organizzazione e pochi alibi. È il tema della serata. Tutti gli sport, anche nel tuo, vero? Dappertutto. Noi adesso stiamo,
stiamo programmando quella che sarà Parigi, e ci abbiamo un triennio invece il normale quadriennio, ma ecco, siamo già settati su quello che deve essere Parigi fra 3 anni, e trovarmi in una situazione come quella che ha vissuto il Siena in questi ultimi 2 sarebbe difficile anche per me. Non ho detto, ecco, che siano gli unici responsabili, però ecco, c'è bisogno di programmare per bene. Comunque ti facciamo in bocca al lupo, Mattia, sei bravissimo. Viva sempre. Buona parte di tutti, grazie mille. Ciao, buonasera. Buon lavoro. Grazie a voi. Allora, noi torniamo a parlare invece della prossima giornata. Sì, Alessandro. Era apparsa anche la... Cosa mi sono persa? Ecco, la prossima giornata. Ah, ecco, proprio questa. La grafica. Volevamo proprio lei. Allora, si giocherà alle 21, giovedì, quindi minuto per minuto serale. Bene, saremo bene. Ovviamente giovedì con Marco Del Grande per quindi tutte questa settimana partite. 2 serate di Siena TV prendi. 2, sì. Conquisti. Bene. Rischiamo di far addormentare tutti. Lunedì e giovedì, benissimo. Allora, 37esima giornata, allora alle 21 Ancona Teramo, Cesena Carrarese, Fermana Olbia, Grosseto Lucchese, Gubbio Modena, Imolese Vispesaro, Pistoiese, Pescara, Pontedera, Siena, Reggiana Entella e Viterbese, Montevarchi. Filippo, parto da te per un commento di questa 37esima giornata. Allora, il commento, il mio, inizia da Pistoiese Pescara, che secondo me è la partita chiave per il Siena, quasi più di Pontedera Siena stessa, perché la Pistoiese ha ripreso il suo cammino, sta, come detto prima, dando veramente fastidio al Siena e comunque alle squadre che sono fuori dalla zona play-out. Gioca in casa contro il Pescara, quindi avversario di ottimo livello, e secondo me questa è un po' appunto la partita chiave per quanto riguarda poi la lotta a salvezza, lotta a play-out eccetera, perché se la Pistoiese dovesse riuscire a battere il Pescara, a quel punto davvero il Siena sarebbe chiamato ad almeno una vittoria in un match tra Pontedera e Cesena. A quel punto il Siena dovrebbe, come dire, rimboccarsi le maniche e cercare di ottenere con le unghie questa salvezza diretta. Simone, come si fa a contraddire Filippo? O si dice che Ancona Teramo è la partita più importante per i senesi dell'anno, no, però, oppure però non è rilevante nemmeno Cesena Carrarese, perché se Cesena vince con la Carrarese, scusate. No, ma io tra l'altro io a vedere la partita ancora, infatti c'è un gruppo di tifosi e va a vedere la partita ancora proprio per conferma, diciamo, di questa cosa. Per smentire Pistoia è importante, però insomma la cosa fondamentale è Pontedera Siena. E andare a fare anche, cioè, magari con un bel gruppetto di persone, a fare la nostra bella figura in trasferta anche da un punto di tifoseria e strappare almeno un punticino, insomma, che diventa fondamentale. Faccio un passettino indietro, ma proprio una battuta. È bellissimo nel 2022 sentire giustamente ragionare, no? Di dover andare a fare un allenamento in erba quando anche, insomma, vicini più prossimi, il Grosseto, cioè, ha fatto 2 campi di allenamento, ha speso un tot di milioni di euro, e quindi loro vanno a fare l'allenamento in erba tranquillamente, senza andare a dirsi va a Castellina, no, c'è... Quindi, insomma, se qualcuno, io non so a questo punto che potrebbe, cioè, chi è l'incaricato, il comune, il Madioni, l'Armeni, cioè che qualcuno, insomma, ci faccia un faccio. Madioni ha già smentito. Lo so. Sì, ho smentito, guarda, per rifare il campo del Meloni mi è toccato fare. Ma un fazzoletto, un fazzoletto per di terra. Per rifare solo il manto sintetico del Meloni. Ma un fazzoletto di terra per il Siena con l'erba si può fare nel 2022? No, non c'è possibilità. Si è discusso tanto sul campo dell'Alberino, sul campetto fuori. Si può andare a giocare nell'Alberino. Sul campetto lì venduto dal comune, eccetera, quando sarebbe necessario a Siena fare un centro sportivo di un certo livello. È stato cercato in passato di farlo a Taverne, purtroppo le cose sono andate come sono andate. Malissimo. Ci doveva venire anche un centro federale, il secondo centro federale. Però se mi posso permettere, è giusto pretendere programmazioni dalle società ed è fondamentale. Però noi sul territorio dobbiamo dotare le società che arrivano, ci saranno gli armeni, poi i tedeschi e poi i malesi, non lo so, con delle infrastrutture.
perché poi alla fine se no si crea sempre questo misunderstanding, per cui arriva poi il padalino della situazione e dice siamo tutti rotti perché c'è il corso, c'è il sintetico. E come gli si può dare torto? Ci ha tentato la Durio, perché la Durio il campo della poi il campo dell'acqua calda l'ha fatto la Durio, non è che l'ha fatto il comune. E poi voleva farne un altro e rimettere a posto gli spogliatoi, poi è andato tutto come andava. Quindi si torna all'organizzazione, cioè da riorganizzare. Si ritorna lì. A proposito di organizzazione, in questi giorni ci sono state alcune celebrazioni per un grande personaggio, lui sì che sapeva organizzare e sapeva anche gestire e guidare quello che era il calcio italiano, Artemio Franchi. Sei stato protagonista dell'iniziativa all'Artemio Franchi, appunto allo stadio a lui intitolato, quello di Siena. Che cosa ha rappresentato per il calcio italiano Artemio Franchi? Per il calcio italiano tantissimo. Io ho aiutato Angela Leoncini a fare il libro su Artemio, perché io a 23 anni giocavo a pallone ed ero già presidente dell'Alberino, che ho citato, di Antibel Campetto, e all'epoca venne a inaugurare la Coppa, che allora non si chiamava Cristi ma si chiamava Maggi, portato dal correttore della Torre. Venne appunto Artemio che mi chiese: ma di che ha bisogno? Perché allora all'oratorio dell'Alberino faceva tutti i campionati, dagli juniores eccetera eccetera. E io gli dissi: la cosa è banale, di risorse come al solito, però gli dissi: mi accontento, noi siamo rossoneri delle maglie del Milan, se ce le manda. Dice: stai tranquillo. Dopo una settimana, per dirti questo episodio, arrivò due mute di maglie del Milan, che tuttora hanno, perché non so le maglie di oro, brusa e getta, visto come è successo domenica a Maggi, brusa e getta eccetera, le maglie veramente a maglie lunghe di lana, sono bellissime, maglie che portava Rivera all'epoca, e quindi ecco l'episodio che ho di lui. Avere un esempio in questo modo in città come Artemio Franchi è una cosa importantissima. Io tra l'altro, ora ricordare Artemio, ormai il centenario è passato, stava fatta una bella iniziativa a Firenze, una iniziativa qui a Siena, ne sarà fatta un'altra nella contrada della Torre a maggio. Io credo sia importante, ma è importante anche rilevare ora in questo momento la figura di Francesco, perché Francesco ora è vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, e questo è il Mazzini, il presidente. Sì, sì. Della Lega Nazionale Dilettanti, e io sono convinto che con la spinta, con il ricordo del padre e tutto il resto, è un'ottima persona, è andato in pensione finalmente dall'ENI, quindi lo impegnava tantissimo, che lui possa andare avanti nel calcio con idee sicuramente che porterà nel suo bagaglio ricevute dal padre e da tutta l'esperienza che ha vissuto di Artemio, insomma. A proposito di innovazioni, ma abbiamo veramente pochi secondi, dovete essere sintetici. Arriva il VAR in Serie C, scelta giusta o discutibile, Filippo? Allora arriva per i playoff, quindi sì, tanto quindi, no, arriva nel senso si affaccia. Allora io sono favorevole al VAR, proprio come linea generale, e quindi sono contento che arrivi in Serie C, perché anche quest'anno per il Siena, ma non solo, per tutte le squadre, ci sono sempre questi episodi dubbi che il VAR può aiutare. Penso che ancora non siamo, proprio a livello generale di VAR, arrivati alla funzione finale. Penso che qualche aggiustamento debba ancora essere fatto, però in linea di massima sono contento. Maurizio. Sono d'accordo anch'io, perché ora l'UEFA e la FIFA cercano arbitri molto giovani. Noi si manda ad arbitrare le partite che sono molto agonistiche, in terza categoria, in seconda, ragazzini 17-18 anni. E qualcuno si trova anche in difficoltà caratteriale, perché si trova fronte dei marpioni di vecchia data, e quindi il VAR andrebbe molto bene anche in Serie C, dato che cominceranno a viaggiarci ragazzi molto giovani, se si vuole mandare gli arbitri ad arbitrare in internazionali. Sì. Io credo sia un aiuto notevole. Mi scuso, orribile contrario, orribile in Lega Pro, orribile dappertutto.
A me piace la simulazione, l'antisportività e il tatuaggio di Ardemagni che si leva la maglia e la lascia ai tifosi. Quel momento ti è piaciuto? Tantissimo, tra l'altro ero lì sotto, sono anche cascato, quindi insomma vabbè. Lo ricorderai, sì. Va bene, noi per concludere Alessandro diamo sì, le ultime notizie di oggi per quanto riguarda il Siena, rientrato Guillamier, l'ho detto bene, non lo so, spero di sì, è abbastanza bene, meno male, che Filippo di solito mi corregge sempre queste cose e poi Terigi è ancora differenziato, quindi insomma speriamo che anche lui possa rientrare il prima possibile. Alessandro, siamo in chiusura. Sì, avremo da, forse da dire che ci sono due squalificati. Ci sono due squalificati, esatto. Bianchi e Favalli sono fuori, rientra Crescenzi dalla squalifica e con questi, con quelli appunto disponibili, il Siena deve cercare assolutamente di ottenere la rientra salvezza. Rientra Crescenzi però, no? Sì, 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 l'abbiamo detto. La salvezza giovedì alle 21 a Pontedera. Noi ringraziamo i nostri ospiti, Simone Bernini. Grazie, grazie. Buonasera. Maurizio Madioni e Filippo Meiattini per essere stati con noi. Torna giovedì, minuto per minuto, con Alessandro Pagliai. Noi non torniamo lunedì invece. Lunedì Pasquetta. Ci fermiamo insomma, un attimo per Pasquetta, quindi vi auguriamo buone feste e torniamo poi successivamente ovviamente per la conclusione di questo campionato perché insomma forse non si sa, però comunque so, per l'ultima giornata, quello sicuramente. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Poi lo prova a